Secondo la FAO, l'allevamento rimane una delle cause principali di degrado del suolo e delle risorse idriche, utilizzandone un terzo del patrimonio mondiale. Il settore zootecnico mondiale cresce attualmente a un ritmo più veloce di qualsiasi altro settore rurale. L'allevamento quindi ha di fronte diverse sfide. Un mercato sempre più competitivo, consumatori sempre più attenti al benessere animale e una normativa sempre più restrittiva pongono l'allevatore davanti a nuove sfide. Agli allevatori va riconosciuto il lavoro che con passione e dedizione svolgono ogni giorno. Fino ad oggi non avevano uno strumento per monitorare la qualità degli ambienti dove vivono i propri animali. Sono Enrico Carta, co-founder e amministratore delegato di Cinomis, startup innovativa che dal 2017 sviluppa e realizza soluzioni IoT per il monitoraggio ambientale. Le nostre soluzioni ci permettono di monitorare e analizzare oltre 30 parametri chimico-fisici tra qualità dell'aria, qualità dell'acqua, consumi energetici, consumi idrici e anche di controllare i dispositivi già presenti nei locali monitorati. Troviamo quindi applicazione in diversi ambiti, come industrie, uffici ed allevamenti. Proprio negli allevamenti, Cinomis è la prima società al mondo ad aver brevettato una soluzione IoT per il monitoraggio dei parametri ambientali che si adatta a qualsiasi tipo di allevamento. Agrisfera è una cooperativa agricola della provincia di Ravenna. Per poter gestire una mandria come questa, per noi è risultato importante iniziare una collaborazione con Cinomis per verificare il comportamento degli animali a seconda di quello che succedeva nell'ambiente nel quale loro vivevano. I dispositivi di Cinomis ci sono serviti per capire nello svezzamento quali fossero i problemi di tipo ambientale. Con Cinomis abbiamo realizzato una tecnologia facile da installare e da utilizzare, un sistema modulare che consente all'allevatore di conoscere l'intero comparto ambientale della sua stalla, lo stato di salute degli animali e che permette di controllare da remoto i propri impianti, intervenendo tempestivamente in caso di problemi, migliorando così la produttività. Sono Vighetto Enrico dell'azienda agricola Rosa Bianca, ho un allevamento di pecore Lacon. Abbiamo adottato un dispositivo Cinomis che ci ha fatto incrementare del 10% la produzione di latte. Abbiamo visto miglioramenti abbassando così l'utilizzo di farmaci, abbassando problemi e migliorando la produttività. Siamo presenti in 3 paesi, Italia, Francia e Spagna. In Francia abbiamo stretto una partnership con Neovia, leader mondiale nel settore dei mangimi per animali e recentemente acquisita dal colosso americano ADM. Con Neovia parteciperemo al progetto Farm of the Future per un allevamento sempre più innovativo e per portare soluzioni e migliorie per il benessere animale in stalla. Inoltre, abbiamo stretto una partnership con IDEL, l'Istituto Francese per l'Allevamento. Installeremo alcuni device nelle loro stalle al fine di avere una vetrina per gli allevatori a loro associati. Da qui è nato il progetto Green Farm che stiamo sviluppando insieme a Daia e Rina al fine di creare un protocollo di certificazione per gli allevamenti sostenibili. Ci inseriamo nel mercato dello smart farming e in quello delle certificazioni agroalimentari che assieme valgono oltre 13 miliardi di dollari e hanno una crescita annua del 14%. I capitali verranno destinati all'espansione del nostro laboratorio di ricerca, al conseguimento della certificazione Accredia e allo sviluppo di 2 nuovi prodotti, uno relativo all'analisi del latte e l'altro relativo all'analisi dei mangimi. Siamo quello che respiriamo e lo sono anche i nostri animali. Abbiamo il dovere di aiutare gli allevatori a trasformare le sfide di oggi in opportunità di domani. Il futuro dell'allevamento è già qui. Partecipa alla rivoluzione della zootecnia per un allevamento più sostenibile e competitivo.